Nella seconda metà del XIX secolo arrivò in Europa dal Nord America la filossera, un insetto capace di distruggere in pochi anni interi vigneti, attaccando le radici delle piante. Unico rimedio, che si impose dalla fine dell'Ottocento, l'innesto del vitigno autoctono su una base americana resistente agli attacchi dell'insetto. Aldo Fabiole, che ha svolto per anni l'attività professionale di innesto, ci mostra la tecnica manuale tradizionale. Allora, qua prendiamo un pezzo di legno americano perché la sua radice supporta la filossera. Invece le qualità che avevamo noi autoctone, che avevamo noi qua, con questa malattia faceva morire le radici e non andava. Allora siamo stati obbligati a prendere il legno americano e farle l'innesto a doppio spacco inglese. E allora adesso io sono dietro a preparare il legno, taglio sotto così che facilita fare le radici, lo acceco perché altrimenti lui vegeta da queste gemme e non vegeta da quella che ho messo io sopra. Allora devo accecarle così. Poi adesso allora faccio il taglio. Adesso questa è la marza, che sarebbe del nostro nebbiolo. E adesso l'innesto è a posto. L'innesto deve essere un pelino più piccolo del legno americano perché le zone generatrici sono queste, qua attorno. È lì che fa la che si cicatrizza poi. Una volta effettuati gli innesti, si apre un'altra fase di lavoro per arrivare alla piantumazione della nuova vite. Dopo l'innesto mettiamo dentro nelle casse di segatore di pino o di pioppo, legno bianco, via che non abbia il tannino, perché con fosse il castagno e così lascia andare il tannino e dopo offende la zona generatrice, non lascia cicatrizzare. Dopo 15 giorni, 3 settimane, col caldo e l'umidità, cicatrizzano dove è stato tagliato, si cicatrizza e qua vegeta se tutto funziona. Dopodiché torniamo indietro con la temperatura, prima siamo andati su sui 30 qualcosa gradi, torniamo indietro pian pianino, poi li mettiamo fuori a ambientarsi e poi li piantiamo in campo. Adesso li paraffinano, non li coprono più su, invece noi li copravamo ancora su con la terra per ripararli dal sole, semplicemente bruciava la zona generatrice, perché qua quando si tirano fuori sono tutte bianche e allora non resistono al sole. E poi si aspetta, si strappa l'erba e fa tutto quello che c'è da fare per tutta l'estate e si fanno i trattamenti perché per un ospro la prendono, sperando che vada bene, che l'annata accompagni, via, tutto lì.